Buonasera, 4 settembre 2020, venerdì, notizie della settimana, commento con Roberto Quaglia. Ciao Roberto, come stai? Ciao, bene. Benissimo, cominciamo subito facendo un annuncio di servizio, nel senso che vorrei ricordare a tutti che da lunedì ricominciano i telegiornali, le trasmissioni della ex redazione di Pandora TV, che adesso si chiama casadelsole.tv. Vediamo il loro nuovo sito. Nel mese di agosto Margherita Furlan e tutta la redazione si sono spostati su questa nuova piattaforma, continuano ovviamente esattamente nello stesso format di prima, hanno semplicemente cambiato nome, la redazione è sempre quella, Margherita è sempre alla direzione, quindi vi invitiamo tutti a seguirla anche sul suo nuovo sito e sul nuovo canale YouTube che trovate partendo dal sito. Dunque, riguardo alle notizie della settimana, io vorrei aprire con una notizia bellissima. Vediamo la slide numero 2 e la notizia è questa. Riaprono le scuole, primo test post-lockdown. Come vedete, abbiamo questa immagine meravigliosa del fattorino che sta consegnando le mascherine alla scuola, quindi le mamme possono tutte stare tranquille perché i loro bambini saranno protetti dalle mascherine che sono state spedite in tempo. Adesso però vi suggerisco di fare una piccola indagine. Vediamo la stessa immagine più ingrandita, la numero 3, e vediamo che l'azienda che produce le mascherine si chiama BYD, cioè BYD Care, esatto. Io mi trovo qui casualmente ad avere proprio una scatola di mascherine della BYD Care, vedete qua il nome, esatto, è lo stesso tipo di mascherina. Me l'ha data la mia farmacia l'altro giorno quando ho chiesto di potermela portare via. Perché vi chiedo di fare attenzione? Vediamo adesso il video numero 1. Perché se guardiamo bene quello che c'è scritto sulla mascherina, aspettiamo un attimo che arriva il video con il montaggio. Se guardiamo bene quello che c'è scritto sulla mascherina, ecco, adesso andiamo sullo zoom, sulla scritta che c'è di fianco, c'è scritto: questa mascherina non elimina il rischio di contrarre una qualunque malattia o infezione. Queste sono le mascherine che stanno venendo consegnate per tenere, sono gli strumenti di protezione, vengono chiamati, dei nostri bambini e che vengono consegnate a tutte le scuole italiane, o almeno a molte, visto che questa è fotografia dell'ANSA. Ovviamente c'è il ragionamento, qualcuno dice sì, no, ma la mascherina sappiamo tutti che non protegge dal virus, ma protegge gli altri nel caso che tu sia contagiato. Io sinceramente non ho mai capito questa logica, perché la mascherina è un filtro. Se un virus passa in un senso, può passare anche nell'altro. Roberto, tu hai sentito un ragionamento un po' diverso che riesca in qualche modo a tenere in piedi questa idea? No, anche per conto mio la logica è abbastanza ferrea, se una cosa passa in un senso passa anche nell'altro. Diciamo che è chiaro che se uno tossisce e sputacchia, la mascherina protegge l'ambiente circostante dai suoi sputi, però insomma il fatto che la mascherina protegga diciamo, gli altri da se stessi infetti. È una storia che è stata messa in giro a febbraio e marzo, mentre il governo, ricordiamolo bene, e l'OMS intimavano alla gente di non mettersi nessuna mascherina, quindi tranne appunto le persone evidentemente già malate. Quindi non vedo alcun fondamento logico o scientifico dietro questa asserzione. Quindi è possibile che ci sia dietro invece perché stiamo parlando di cifre spaventose, cioè non so di quanti milioni di mascherine al giorno che andranno tra l'altro buttate via, quindi che andranno a intasare il riciclaggio della pattumiera praticamente. Sì, infatti c'è Deborah Billi che ha fatto un bel post su Facebook, facendo due calcoli. Si tratterebbe di 11 milioni di mascherine al giorno per le scuole, annunciato dal ministro Paola De Micheli. E chiaramente qualcuno ci guadagnerà con 11 milioni, che fanno più di 300 milioni di mascherine al mese. Se poi ci si aggiunge anche le mascherine di tutti gli altri, no? Perché non ci sono solo gli studenti, facciamo 1 miliardo di mascherine al mese,
che equivalgono a 4.000 di tonnellate di roba da smaltire, di spazzatura da smaltire. Ora, 4.000 tonnellate di spazzatura da smaltire, devono ancora spiegare come lo faranno. E tutto questo, appunto, come detto, con delle per delle mascherine chirurgiche che, tra tutte le mascherine, sono comunque quelle che proteggono di meno. Ci ricordiamo che in passato si è fatto una grande discussione del fatto che non bastano le FTP1, le FTP2, ci vogliono le FTP3, che sono le uniche che proteggono davvero, eccetera. Adesso tutti questi discorsi sono stati dimenticati e vendono alle scuole le FTP di un bel niente, cioè le FTP di zero. E dicevo, quando in realtà saranno vietate agli studenti l'uso di maschere di cotone, di maschere riciclabili, di maschere che possono venire lavate, che sarebbe stata, nell'ottica di questa filosofia, che poi meriterebbe una discussione a parte, la scelta più ragionevole. Infatti, invece di 11 milioni al mese. Sì, pronto? No, volevo proprio far notare che stiamo mostrando l'articolo di Repubblica: usate la chirurgica. A scuola bandita la mascherina di stoffa, praticamente, scusate, poi nell'articolo dice bandita la mascherina di stoffa, la scelta del comitato scientifico è più sicura anche perché usa e getta. Ma ho capito, più sicura se filtra, non se la usi e la getti. Cosa c'entra la sicurezza con il fatto che puoi buttarla via? Anche la sigaretta è usa e getta, e allora cosa vuol dire che è sicura? No, veramente sono ragionamento. Ci prendono per imbecille, secondo me, veramente, Assolutamente, anche perché la usa e getta va confrontata con la usa e lava, nel senso che una mascherina di cotone, tra l'altro, che proteggerebbe anche di più di quella chirurgica, che protegge pochissimo, e si può lavare anche tutti i giorni, quindi il fatto di buttarla via in realtà è un motivo per poterne vendere di più, chiaramente, non possono esserci dubbi al riguardo. Infatti, scusami, fra l'altro l'articolo sempre lì, la slide numero 6, dice si conta sulle forniture quotidiane e gratuite promesse da Arcuri. Grazie, gratuite in che senso? Che le paga lui le mascherine? No, gratuite. Sono gratuite nel senso che le paghiamo noi con le tasse. Certo, cioè è chiaro che il bambino non deve pagare 50 centesimi per averla a scuola, ma comunque quelle mascherine lì, quei 4, quanti sono al giorno, quanti milioni? Abbiamo detto 300 milioni al mese. Ecco, 300 milioni al mese di mascherine le paghiamo comunque noi, e abbiamo appena scoperto che quelle che consegnano non proteggono contro alcun tipo di infezione. Fantastico. Invece, a fronte di questo articolo di Repubblica, dove ci trattano veramente per imbecilli, vorrei far vedere un articolo che riguarda l'Olanda. Vediamo la 5. L'articolo è di money.it e dice: Olanda controcorrente, no obbligo di mascherine, non sono sicure. Quindi forse la differenza qual è? Che gli inglesi sanno leggere la scritta che c'è sulla scatola e hanno capito che non sono sicure, da noi non sanno leggere l'inglese. Cioè, è possibile che abbiamo due paesi, tutte e due dell'UE, che vanno uno assolutamente in direzione opposta rispetto all'altro? Beh, abbiamo visto in tutta questa storia della pandemia, abbiamo visto tutti andare a ordine sparso, ma neanche paese per paese, ma addirittura comune per comune. In pratica è un festival dell'improvvisazione, però poi ci vanno di mezzo i cittadini, perché alla fine ognuno con le sue sue regole impone l'insindacabilità delle stesse, quindi dice è così perché lo dico io, e l'altro dice il contrario, e poi se uno non si adegua prende delle multe o subisce altre punizioni, no? Insomma è un disastro. Comunque, è un disastro pazzesco. Peraltro c'è qualcuno che invece della mascherina ha fatto letteralmente una bandiera. Vediamo la slide numero 4. Questa è la pagina di Facebook del Partito Democratico del Lazio, cioè il regno di Zingaretti, ovviamente. La nostra bandiera della responsabilità. Una mascherina che porta scritto sulla scatola: questa mascherina non protegge da alcuna infezione. Sono fantastici quelli del PD, veramente. Senti, la settimana scorsa noi avevamo parlato di quella denuncia che era venuta dal giornale di Rovigo, che diceva dobbiamo potenziare talmente tanto i test, se no, i tamponi, se no non riusciamo a trovare assolutamente questo benedetto virus. E qualcuno aveva scritto: certo, Rovigo oggi, avete citato chissà cosa, chissà dove l'avete presa questa notizia. Bene, informiamo queste persone che la stessa identica notizia è uscita qualche giorno fa sul New York Times. Vediamo la numero 7.
dice il titolo è: il vostro test del coronavirus è positivo, ma forse non dovrebbe esserlo. Ricordiamo che il New York Times sono bravissimi a fare dei titoli, degli articoli che navigano sull'ambiguità, quindi bisogna saper leggere fra le righe. All'interno dell'articolo del Times dice: alcuni fra i migliori esperti di salute pubblica sollevano nuove preoccupazioni nell'infinito dibattito sui test per il coronavirus negli Stati Uniti. I test standard stanno diagnosticando numeri enormi di persone che potrebbero portarsi addosso quantità relativamente insignificanti del virus. Quando il New York Times dice così, e siccome sai benissimo che devono poter navigare nell'ambiguità del politically correct, ci sta dicendo praticamente esattamente quello che ci diceva il Rovigo oggi, una settimana fa. E questo tra l'altro proiettato per la realtà di tutti gli Stati Uniti, quindi è un problema evidentemente che si pone in tutti i paesi. Tra l'altro il New York Times fa anche un sacco di numeri interessanti, perché spiega anche un po' meglio in dettaglio, no, in cosa consiste l'amplificazione dei virus, e dice che si fanno fino a 40 cicli di amplificazione, quando in realtà già 30 sarebbero troppi, mi sembra, se ricordo bene le cifre. Ecco, quindi dà anche dei numeri ben precisi sull'errore che verrebbe compiuto. Comunque qui la soluzione a questo enigma è molto semplice: potrebbero dare semplicemente il numero dei ricoverati in ospedale per Covid ogni giorno. Perché non lo danno? Perché ovviamente praticamente nessuno finisce l'ospedale. Sarebbe molto semplice, invece di andare a dare le statistiche dei tamponati, no? Dicendo appunto contagio, usando la parola contagiati, sarebbe semplice dire: oggi sono stati ricoverati in Italia per sintomi da Covid X persone. Perché non lo fanno secondo te? La domanda era chiaramente retorica. Tra l'altro sempre il New York Times spiega che con questi cicli di amplificazione, appunto di 40 volte, il test è in grado di percepire anche dei pezzi morti di virus, dei frammenti inerti, che peraltro sono anche il tipo di materiali che eventualmente vaccinano una persona contro un certo virus. I vaccini sono ben cose di questo tipo qua. Quindi stiamo parlando appunto del rumore di fondo amplificato. Ecco, fantastico. Dunque, altra notizia, purtroppo sarà sicuramente un'altra di quelle notizie che finiranno nel dimenticatoio. Vediamo la slide numero 8, questa è dell'ADN Kronos. Nuova scoperta: Covid, un composto naturale lo uccide. Un titolo così dovrebbe essere su tutti i giornali di tutto il mondo e la prima notizia su tutte le testate dei telegiornali. Invece esce così sull'ADN Kronos un giorno e da domani non ne sentirete parlare più. L'articolo che non vedrete mai più dice: scoperte del CNR, uno studio internazionale al quale ha partecipato l'Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, indica che la quercetina, un composto di origine naturale, funziona da inibitore specifico del coronavirus SARS-CoV-2, cioè lo uccide praticamente. Hanno fatto questa scoperta, ma purtroppo è un composto di origine naturale, e come noi sappiamo i composti di origine naturale non sono brevettabili. Se non sono brevettabili non c'è da fare soldi, e quindi state assolutamente sicuri che della quercetina non sentirete mai più parlare. Anzi, casomai ne sentirete parlare per smontarla, perché sicuramente, come per la vitamina C, come per l'idrossiclorochina, come per come la plasmaterapia, eccetera, eccetera, non appena è uscita la notizia positiva è arrivata subito la smentita, la valanga di smentite negative. Perché? Perché ovviamente, ormai è chiaro, dovrebbero averlo capito anche i muri, bisogna continuare a tenere alta la tensione finché non arriva il vaccino, altrimenti a chi lo vendiamo questo vaccino poi, se non c'è più la paura del Covid? È molto semplice il ragionamento, però a molte persone sembra sfuggire. Sì, non è solo il fatto del vaccino, è anche lo stato di emergenza, è anche il problema politico, perché io sostengo che il vero fine poi di tutta questa faccenda è un'involuzione totalitaria a livello globale, che è il vero fine. Certo che se si trova un rimedio, che si trova addirittura anche, mi sembra, nelle cipolle rosse, nel radicchio, in una serie di vegetali di facile reperibilità, è chiaro che se si trova un facile rimedio, a questo punto tutti i sogni di totalitarismo si spengono. Assolutamente. Dunque, torniamo un attimo sull'argomento Navalny, perché adesso l'altra sera c'era Mentana, no? Tutto bello impettito, sembrava un pretino di provincia.
che diceva hanno trovato il come si chiama il Novichok, siccome questo è un veleno russo, allora è chiaro che è stata la Russia, quindi adesso la Russia deve spiegare. Vediamo la slide numero 9 sempre della DN Kronos. In questo caso Navalny avvelenato con nervino, i test tossicologici realizzati sul dissidente russo Alexei Navalny in cura presso l'ospedale di Berlino a seguito del suo presunto avvelenamento hanno permesso di identificare la prova inequivocabile di un agente chimico appartenente al gruppo Novichok. E siccome ormai ci hanno spiegato che il veleno Novichok è un veleno russo e lo sanno fare solo i russi e nessun altro al mondo è capace a farlo, allora sono stati i russi per forza. Allora qui possiamo zoomare in questa vicenda e come al solito scopriamo che si tratta di un cartone animato, in questo caso è chi ha incastrato Roger Putin, oppure Putin Rabbit, come preferite, perché chiaramente tutta questa storia è semplicemente esilarante. Allora non so neanche da dove iniziare. Tanto per iniziare, appunto, Navalny è stato visitato nell'ospedale di Omsk, dove non hanno trovato nessuna intossicazione nelle analisi, e d'altra parte c'è da crederci, perché se l'avessero trovata, col cavolo che l'avrebbero lasciato andare a Berlino, chiaramente, dove avrebbero potuto ritrovare lo stesso veleno, figurati se si danno la zappa sui piedi a questo modo. Quindi è stato lasciato andare a Berlino, dove sarebbe saltato fuori questo Novichok. Peraltro stiamo parlando di un veleno di produzione sovietica, neanche russa, è un vecchio veleno dei tempi andati della guerra fredda, e sul quale aveva messo le mani l'Occidente in passato. Quindi l'Occidente dispone di campioni che da un lato gli permettono di identificarlo eventualmente, ma dall'altro gli potrebbero permettere anche di produrlo se volessero. Già all'epoca il Novichok fu usato, cioè si narrò, la stampa mainstream occidentale, i politici occidentali narrarono che fu usato dai russi contro la spia traditrice e sua figlia, gli Skripal, in Inghilterra. Fu un caso che chiunque analizzò con un pochettino di attenzione vide subito che si smontava. Adesso non andiamo neanche nella vicenda, perché ci sarebbe solo da parlare per 20 minuti di tutto ciò che non funzionava in quella narrazione. Basti dire che comunque il Novichok, questo terribile agente nervino da guerra biologica, non uccise coniugi Skripal, come peraltro adesso non ha ucciso neanche Navalny per il momento, e quindi tra l'altro un sistema molto inefficiente di uccidere le proprie vittime. L'FSB russo evidentemente non è più capace a fare questo lavoro, e diciamo, dopo averlo usato sulle spie inglesi, i russi sarebbero così stupidi, come detto, già non l'avevano usato lì, ma se l'avessero usato sarebbero così stupidi da usarlo di nuovo, in maniera da firmare inequivocabilmente anche questo tentato omicidio. Quindi in pratica ci troviamo di fronte a una dissonanza cognitiva favolosa di un Occidente, di una stampa mainstream che continua ad accusare Putin di essere il genio del male, in grado di influenzare le elezioni in tutto il mondo, di cambiare la politica in America, di cambiare la politica in Europa, di forzare l'Inghilterra ad uscire col Brexit, e poi sarebbe così stupido da continuare ad accusarsi da solo firmando tutti i delitti che compirebbe. Quindi questa è, diciamo, la storia dal punto di vista del cartone animato. Andando su discorsi un po' più seri, c'è una bella analisi di Pepe Escobar, il grande giornalista geopolitico, il quale ha delle belle fonti, ha fonti dappertutto, e ha detto che delle sue fonti Intel europei gli hanno rivelato che l'MI6, il servizio segreto inglese, sarebbe molto scontento di questa faccenda del Novichok che sarebbe stato tirato fuori dai tedeschi, perché in qualche maniera tira di nuovo in ballo gli inglesi. E se da un lato una parte del mondo crede alla narrativa occidentale del fatto che i russi avrebbero avvelenato gli Skripal,
c'è un'altra parte del mondo che punta invece il dito verso i britannici, quindi a questo punto finirebbe paradossalmente per coinvolgere in questa nuova narrazione anche gli inglesi nel caso di Navalny, e loro non ci terrebbero. Questa è la cosa che ha ricevuto appunto da una fonte Pepe Escobar. E uno dei motivi, sempre altre fonti riferite da Escobar, uno dei motivi strategici geopolitici di questa operazione sarebbero l'interruzione dei rapporti commerciali tra la Germania e la Russia, e soprattutto del gasdotto Nord Stream 2, che una parte di Germania fortemente vuole e un'altra parte, evidentemente le quinte colonne di Washington, stanno cercando di sabotare. Ora, sull'onda di questo fatto, la Merkel è stata molto violenta nelle sue parole contro Putin, e quindi in qualche maniera dà forza alla parte che si oppone al Nord Stream, e addirittura ha menzionato il fatto che la NATO reagirà tutta insieme, che è un'affermazione tanto allarmante quanto surreale, perché non si capisce cosa c'entri la NATO in questo caso di questo cittadino russo che si è sentito male. Tra l'altro voglio dire, appunto spiegavo per chi non lo sa, la questione del Nord Stream 2 è un gasdotto che dovrebbe passare nel Mar Baltico e arrivare direttamente alla Germania e portare all'Europa un'enorme quantità di gas russo, cosa che ovviamente dà molto fastidio agli americani. Uno, perché possono venderne di meno del loro, ma due, soprattutto perché ci lega in maniera più stretta alla Russia, e questo ovviamente agli americani non piace. Quindi il vero braccio di ferro è sul Nord Stream 2. Addirittura gli americani sono arrivati a boicottare tutte le aziende europee che in qualunque modo stanno collaborando alla posa di questo gasdotto. Quindi si stanno veramente facendo gli affari degli altri in una maniera veramente ingombrante. Inizialmente ricordo che la Merkel aveva detto: le scelte nostre energetiche sono nostre e non se ne parla più. Evidentemente è intervenuto qualcosa che l'ha convinta invece a mettere un 10 kg di più dalla parte contro Putin. Eh sì, perché la Merkel ha un ruolo molto ambivalente, lo ha sempre avuto in questa situazione. È una persona che è sempre sembrata molto, nella presa di Washington, ma d'altra parte deve anche poi chiaramente fare gli interessi dei tedeschi e soprattutto della Confindustria tedesca, dell'industria tedesca, perché l'industria tedesca vuole fortemente il gas russo, chiaramente non vuole queste manfrine politiche. Quindi questa storia, questa narrazione serve per far pendere il piatto della bilancia a favore del braccio di ferro con Putin, quindi è quasi anche una lotta interna nella Germania probabilmente. E poi comunque è un'altra aggressione di nuovo all'immagine della Russia, alla costruzione di questa immagine del nemico, questo in un periodo dove le esercitazioni militari degli americani si intensificano sempre in Estonia, in quei paesi lì, quindi sono tamburi di guerra settembrini, diciamo. Senti, chiudiamo con una solita notizia divertente, questa l'hai trovata tu, come al solito. Vediamo la slide numero 11, questa è stata fatta circolare oggi dal Corriere in Rete, e dice: l'attività sessuale a minor rischio è quella che coinvolge solo voi stessi. Cioè, fatevi le pippe dal mattino alla sera, praticamente sta dicendo, ma chi fa sesso fuori da una convivenza dovrebbe evitare i baci e i contatti fatti a faccia a faccia e considerare l'uso di una mascherina. Scusa, questa mi era scappata. Robby, chiudiamo. Sì, resta poco da commentare, se non che hanno forse omesso di specificare anche quali posizioni sessuali sono raccomandabili, evidentemente quella del missionario direi di no, e forse potevano anche mettere dei disegnini. Diciamo che il Corriere della Sera merita che si cambi la consonante della parola sera per essere più consono. Fermati lì, restiamo a livello di eleganza, abbiamo capito tutti, grazie. Sì, io non ho detto niente, nell'immaginazione degli spettatori, se sanno l'alfabeto e soprattutto quali consonanti esistono. Provare a sostituire tutte le consonanti finché trovate quella giusta. Senti, un'ultima cosa, oggi se fosse stato vivo sarebbe stato l'80° compleanno di Giulietto Chiesa.
Sì, un giorno molto triste, ci stavamo preparando a questo compleanno, ne avevamo parlato anche con Giulietto e adesso non possiamo fare altro che ricordarne lo spirito, che anche se è una frase fatta, in qualche misura vive in noi, ecco, no? È una non mi piacciono le frasi fatte, ma è il modo in cui in qualche maniera ci consoliamo. Quella che avete visto è la mano di mio figlio che ha partecipato, eccola qua, che partecipa al sentimento che sta esprimendo Roberto, che condivido anch'io ovviamente. Bene, lunedì sera, allora, abbiamo, come avete visto la settimana scorsa, abbiamo provato la nuova formula chiamata A voi la parola. Abbiamo avuto dei commenti molto favorevoli, con qualche suggerimento di miglioramento, ma bene o male il format è piaciuto a molti, per cui lo ripetiamo ancora per lunedì sera. Quindi vi torno a chiedere, durante il weekend e entro la domenica, entro lunedì mattina al massimo, mandatemi, se volete partecipare, mandatemi un'email a domande@contro.tv. L'altra volta mi sono dimenticato di dirlo, fra l'altro, specificate, mettete anche il vostro numero di telefono, perché io poi, voi mi scrivete in tre righe e dici: io vorrei parlare di questo argomento. Intanto cercate di essere precisi nel spiegare l'argomento di cui vorreste parlare, così io quando leggo le email riesco a identificarlo in fretta. E poi mettetemi per favore un numero di telefono, così io, senza bisogno di riscrivere un'altra email, vi contatto rapidamente per discutere, casomai per capire veramente di cosa volete parlare, e poi selezioneremo altre quattro persone che parteciperanno alla puntata di lunedì sera. Quindi grazie Roberto, con te ci rivediamo venerdì sera prossima, sarà l'11 credo, sì, l'11 settembre, per commentare le news della settimana, e con voi invece lunedì sera alle 9 per la puntata di A voi la parola. Grazie a tutti, arrivederci.